Tutti. Allora, oggi vi volevo fare un video di prodotti finiti, ma nuovamente mi sono pensata di fare una nuova serie ulteriormente rispetto a quella dei prodotti per la casa, ovvero delle recensioni di prodotti che ho utilizzato da mangiare. Allora, ovviamente questa è una recensione che crea un piccolo problema, nel senso che non vi posso far vedere tutto quello che ho mangiato, perché sennò vi dovrei fare un video al giorno. E non vi posso nemmeno far vedere cose che vanno smaltite nella spazzatura velocemente, quindi vi farò vedere cose che mi sembrano interessanti, che ho mangiato recentemente, ma che posso tenere la confezione o non lo so, ci devo pensare. Però intanto ho tenuto qua un po' di cose da parte da farvi vedere. Allora, ho tenuto questa confezione di pasta perché è la pasta Rummo. Queste in particolare sono gli spaghettoni grossi. È una pasta, secondo me, che vi volevo far vedere perché è molto buona. La trovate al supermercato, noi la compriamo alla PAM. Ha un tempo di cottura, questa in specifica è un po' lunga perché sono 13 minuti, ma è una pasta abbastanza ruvida, abbastanza porosa, che tende a avere abbastanza sapore nel momento in cui l'andate a mangiare. E quindi a noi piace particolarmente. Non è l'unico tipo di pasta che mi piace molto, ce ne sono anche altri, magari nel tempo poi vi farò vedere, però questa ve la consiglio veramente. E gli spaghettoni grossi sono uno dei tipi di pasta che ci piace di più, anche perché uno dei nostri piatti preferiti è la carbonara, e quindi questi spaghettoni ci stanno proprio bene. Un altro tipo di pasta invece che vi volevo far vedere perché è un po' particolare, non so se l'avete provata, è questa. Questa è una pasta senza glutine bio di Panorama, credo sia la marca, fatemi controllare, sì. E questa è, sono fusilli in questo caso qui ai piselli verdi biologici. Si chiama Semplici e Buoni. Allora, noi questa pasta qua l'abbiamo presa con vari tipi diversi, cioè non c'è solo i piselli, ma c'è anche di altri tipi che ora non mi ricordo, quindi ora non mi metterò a elencarvi cosa a caso, però l'abbiamo mangiata più di una. Non è di grano perché è al 100% di farina di piselli verdi biologica, e quindi è un'alternativa magari che potrebbe essere più leggera o comunque diversa rispetto alla pasta classica. Io sono un amante della pasta fuori di misura. Queste paste qua, secondo me, sono interessanti, ma devono essere pensate con un condimento che ci stia bene. Secondo me hanno un difetto, come tutta la pasta senza glutine. Il problema è di avere una consistenza diversa rispetto alla pasta, quindi di essere più farinose, più morbidine, meno compatte, perché probabilmente credo sia il glutine da quella consistenza compatta la pasta, quindi vanno cotte con attenzione perché sennò vi si spappano. Però devo dire, l'ultima volta la dovreste aver visto nel video cosa mangio per cena in una settimana, avevo cotto questa e devo dire con la salsa che avevo fatto, era un pesto di piselli e pistacchio, era molto molto buona, mi è piaciuta, quindi ogni tanto una pasta così ci sta, secondo me. Non costano pochissimo, però vabbè. Ho qua le pizze ristorante. Allora, le pizze ristorante, se avete visto che cosa mangio durante la settimana, sbucano spesso. Ce ne sono tanti tipi diversi, quindi ho due ad esempio, sono i funghi e margherita, margherita saporita. Secondo me le pizze a me o ristorante sono delle pizze molto particolari perché hanno una sfoglia diversa dalla pizza classica, più fine, più friabile, però hanno questi condimenti che rendono molto bene. A me la pizza surgelata piace, ma fino a un certo punto, perché in genere è molto priva di condimento, mentre invece queste hanno dei condimenti piuttosto gustosi. Ce ne sono tantissimi tipi e quindi niente, queste qui le compriamo spesso perché sono più saporite rispetto a altre. Le altre pizze che abbiamo mangiato sono invece queste, che sono le pizze di Pan Panorama, che è il posto dove prendiamo per la maggior parte delle volte da mangiare, dove facciamo la spesa più frequentemente, e queste sono tre pizze margherite. Queste sono l'esempio classico di quello che dicevo prima. È una pizza, una pasta che non sa di un granché e soprattutto un pochissimo condimento sopra, quindi quello che facciamo quando compriamo queste pizze è metterci delle aggiunte di condimento. Sicuramente non è la pizza più buona che abbia mai mangiato in vita mia, ovviamente.
sono molto economiche. Uno dei nostri prodotti preferiti, che ormai ne resta un pezzettino piccolo di confezione, perché mio fidanzato l'ha strappato per buttarlo, ma io ve lo volevo far vedere, ovvero nuovamente PAM Panorama, sono gli hamburger di ceci biologici. Questi hamburger sono buonissimi, a me piacciono tantissimo, appunto fatti di ceci invece che fatti di carne, e a noi ci piacciono tantissimo. In genere facciamo l'hamburger con la verdura cotta, per lo più facciamo gli zucchini, che è l'abbinata che ci piace di più, però tipo l'altra sera, ieri sera, l'abbiamo mangiati con anche peperoni, melanzane, zucchine tutte miste, e sono veramente buoni. Ve le consiglio veramente tanto, perché costano, mi sembra, sui 3 euro 2 hamburger, però calcolando che sono già pronti, quindi veramente fatti in 5 minuti, secondo me una cina per due è un prezzo abbordabile. Una cosa invece tutt'altro e vegetariana è questo prodotto qua, che invece è la tartare già pronta. Questa ve l'ho fatto vedere sempre nel video cosa mangio in una settimana. E mentre parlavo vi ho detto che è della Hop, ma in realtà c'è scritto chiaramente che è della Conad. E devo dire che è buona. Il nostro piatto fra i preferiti, è velocissimo da fare, gustoso. E ne compriamo abbastanza spesso. È un piatto un po' caro. Questo credo che costi intorno ai 4 euro, 4 euro e mezzo la confezione. Prima cosa, devo dire la verità, non ci sento una gran differenza fra quelli Coop, Conad, PAM, più o meno mi sembrano tutti simili. Noi lo mangiamo in genere con un po' di olio, sale, pepe e poi capperi. Ultimo prodotto sono questi sono di nuovo crocchette vegetariane al farro. Queste sono della marca Conad. E queste in realtà non ve le consiglierei. Numero uno, perché sono più piccole rispetto a quelle di Pan Panorama, quindi quando le vedete dite oddio, morirò di fame stasera. E poi perché al farro devo dire che non ci sono piaciute tantissimo, hanno un sapore abbastanza farinoso, che non è cattivo, però non è neanche questa sfiziosità estrema. Se dovete scegliere, io vi consiglierei quelle a ceci. E niente, questi sono tutti i miei prodotti finiti da mangiare e vi volevo far vedere. Ho tenuto da parte, che come vedete sono praticamente tutte confezioni di carta, e quindi posso tenere un attimo lì per farvele vedere. Se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!